Lo avevamo detto che ci poteva essere una trappola per la Pistoiese, una trappola insita nella discordanza tra il gioco espresso e i punti conquistati nelle prime sette gare, solo otto, e ciò che proponeva agli arancioni il calendario che improvvisamente si faceva sulla carta almeno impervio. E così è stato. A volte il calcio ti sorprende con risultati o situazioni inaspettate, ma il più delle volte è quasi come un'equazione matematica con le sue precise regole. Con la sconfitta di Cremona per 2-1, sulla quale non c'è niente da recriminare, sconfitta che fa seguito al pareggio a Casalingo contro il Como e alle due sconfitte contro Alessandria e Piacenza, una classifica tranquilla è diventata brutta, Pistoiese in piena zona, play out. Nessuna paura ma il derby di domenica contro l'Arezzo comincia davvero a diventare importante, occorre tornare quanto prima alla vittoria. Tra l'altro, per l'allenatore Remondina si tratta della peggior partenza in campionato degli ultimi sette anni. I 9 punti della Pistolese attuale eguagliano solo i 9 punti del Ferrari Salò nel 2011-2012, squadra da lui allenata. Un dato interessante. Nei due anni alla guida del Verona, in Lega Pro. Nel 2008-2009-2009-2010, alla undicesima giornata ottenne 12 punti il primo anno e ben 23 il secondo. Al Ferrari Pisalò come detto sempre in Lega no, Pro, 9 punti come quest'anno nel 2011-2012 e 12 punti l'anno successivo. Infine, nei tre anni alla guida della Carrarese, sempre la stessa giornata, 11, 12 e 17 punti. Uno stimolo in più, quindi, in vista del derby di domenica. Si è già detto tra le righe che gli arancioni sono stati battuti anche a Cremona per 2-1. Allo Zigni di Cremona, la pistoiese è scesa in campo con Feola, Guglielmotti, Colombini, Priola, Zanon, Amlini, Minotti, Benedetti, Finocchio, Colombo e Giasi. La pistruese manca di Neuton Piccoli che è infortunato, al suo posto gioca Colombini, mentre Finocchio gioca al posto di Rovini, almeno dall'inizio. Non positivo lo score delle gare disputate nel tempo a Cremona, solo un successo per la pistruese nei 14 precedenti incontri e poi tre pari, e ben 10 sconfitte leggera foschia sullo zini al sesto la cremolese pericolosa con briganti ma la palla sopra dalla traversa botta di amlili al settimo che non sorprende ravaglia poi tocca a colombo andare al tiro un buon inizio della pistoiese al decimo maiorino supera colombini e va al tiro buon per ferro che il pallone sfiori il palo alla sua destra Insistono i locali al diciottesimo con una bordata di Cavione e con palla che esce di un nulla alla destra di Feola. Anche Guglielmotti si mette in luce alla palla alta. Cremonese in vantaggio al trentanovesimo con Bellingheri favorito dal rimpallo al termine di un'azione iniziata da Salviato su lunga rimessa con pallone a metà strada tra Minotti e Brighenti colpito poi da Bellinghieri. La respinta di Feola miracolosa termina addosso al numero 7 Cremonese e finisce nel sacco. Il tempo si chiude con un'altra occasione per il padrone di casa che è al 44esimo con un tiro di Maiolino, Maiolino anzi sfiora l'incrocio dei pali, anche in questo caso Minotti è sembrato distratto. Torna a spingere al quarto i grigiorossi con Brighenti che impegna Feola, al tredicesimo però la Cremonese va sul 2-0, una bella palla di stanco di testa a Brighenti che si gira e batte il portiere della Pistoliese. Colombini ancora superato. La Pistoiese accusa il colpo e la Cremonese può gestire il finale di gara con tranquillità. Solo nel recupero gli arancioni riescono a accorciare le distanze grazie a Rovini. È entrato all'undicesimo della ripresa al posto di Finocchio. Rovini che conclude a rete dopo una bella discesa di Giasi favorita da un errore di Marconi. Comunque delle quattro sconfitte finora subite dalla Pistoiese questa è apparsa la più limpida se si può dire contro una Cremonese che è giunta alla sua quarta vittoria consecutiva. Sono mancati la pistolesa, attenzione in difesa e anche carica agonistica. Sono così soltanto due i punti conquistati nelle ultime cinque gare, cioè a dire dopo l'unica franca vittoria per 3-0 contro la Carrarese. Molto pochi e con tre sconfitte nelle ultime quattro gare si può anche iniziare a parlare di crisi. Nonostante l'oggettiva forza di Alessandria, Como e Cremonese è certamente in grado di lottare per i vertici della gradatoria. Soliti d'affronti con le precedenti due stagioni, a questo punto dopo 11 giornate disputate mancano 6 punti rispetto alla stagione Lucarelli, quella del 14-15, e 2 punti rispetto a quella dello scorso anno a guida Alvini. Ora la classifica vede la pistolese da sola con 9 punti al diciassettesimo posto in piena zona play-out. La zona dei possibili play-off si va allontanando e dista 5 punti, rappresentati dal decimo posto della Lucchese. E manca l'appello alla gara Pontedera Tutto Cuoio, che si giocherà alle 20.30 del lunedì.